Sia lodato Gesù Cristo, Ave Maria. Deus in auditorium meum mentende, Domine ad adiuvandium me festina. Le ultime sette parole, meditazioni per la Quaresima, di Monsignor Fulton John Sheen. Vi offriamo questa lettura. Però vi mettiamo anche il link sotto per poterla scaricare in formato PDF, in formato appunto da poterlo conservare e meditare tra di voi. O compassionevole Regina, delle sette spade nei cuori, dove tuo figlio è re, ti do sette parole. Accetta amorevolmente il meglio di esse, discese da una croce e dalle labbra di Dio. Introduzione breve. Vi sono tre elementi che, alleandosi, creano un grande messaggio: il pulpito, gli ascoltatori e la verità. Queste tre cose erano presenti nei due messaggi più importanti della vita di nostro Signore, il primo e l'ultimo che egli donò al mondo. Il pulpito del suo primo messaggio erano i monti, gli ascoltatori erano gli illetterati galilei, la sua verità, le beatitudini. L'ultimo messaggio che egli consegnò al mondo fu pronunciato dal pulpito della croce. I suoi ascoltatori erano gli scribi e i farisei che lo bestemmiavano, i sacerdoti del tempio che lo deridevano, i soldati romani che tiravano a sorte le sue vesti, pochi timidi discepoli pieni di paura, Maddalena con il suo pianto, Giovanni con il suo amore e Maria con la sua afflizione di madre. Maddalena, Giovanni e Maria, penitenza, sacerdozio e innocenza, i tre tipi di anima che si troveranno sempre ai piedi della croce di Cristo. Il sermone che questo pubblico ascoltò dal pulpito della croce sono le sette parole, il testamento di un Salvatore che morendo sconfisse la morte. Nei 4.000 anni di storia giudaica vengono ricordate le ultime parole di tre uomini soltanto, Giacobbe e Israele, Mosè e Stefano. Forse il motivo di questo sta nel fatto che nessun altro è stato considerato così importante e significativo come questi tre uomini. Israele era stato il primo israelita, Mosè il primo sotto la legge, Stefano il primo martire. Con le ultime parole di ognuno di loro ha inizio qualcosa di sublimo nella storia del rapporto di Dio con gli uomini. Non così per le ultime parole di Pietro e di Paolo o di Giovanni, che non sono entrati a far parte della nostra tradizione spirituale, perché nessuno spirito ha ispirato una penna che rivelasse il segreto che usciva dalle loro labbra morenti. Ancora oggi il cuore dell'uomo desidera vivamente conoscere i pensieri e lo stato d'animo vissuto in quei momenti così come comune e tuttavia così misterioso che si chiama la morte. Nella sua bontà nostro Signore, morendo invece, ha voluto lasciarci i suoi ultimi pensieri. Egli rappresenta l'umanità, ancor più di Israele, di Mosè e di Stefano. In quest'ora sublime, dunque, egli chiama tutti i suoi figli al pulpito della croce e ogni sua parola viene trascritta affinché possa essere conosciuta eternamente ed eternamente consolare. Non vi è mai stato un predicatore come il Cristo morente. Non vi è mai stata un'assemblea come quella che si radunò ai piedi della croce. Non è stato mai pronunciato un sermone come quelle ultime sette parole. Quelle sette parole, a differenza di quelle di qualsiasi mortale, non moriranno mai. Esse vennero accolte dai numerosi ascoltatori e poi echeggiate fra le colline di Gerusalemme, percorsero i labirinti della mente umana, risuscitarono persino i morti dalle loro tombe. Ancora oggi esse vengono accolte dai nostri poveri cuori che dovranno decidere ancora una volta se lasciarsi tentare dall'amore di quel Salvatore. Il Calvario è il nuovo monte della tentazione, dove però non è Satana a tentare Cristo, ma Cristo che tenta noi, che
chiedendoci di amare l'amore che manca in ogni nostro tentativo di amare. La prima parola, Padre perdonali perché non sanno quello che fanno. Sembra essere una realtà della psicologia umana che quando si avvicina alla morte il cuore dell'uomo esprime parole d'amore a coloro che gli sono più vicini e più cari. Non vi è ragione di pensare che fosse stato diverso per il cuore dei cuori. Se egli parlò, secondo una sequenza graduale, a coloro che amò maggiormente, allora possiamo aspettarci di trovare le sue prime tre parole secondo l'ordine del suo amore e affetto. Le sue prime parole erano rivolte ai suoi nemici: Padre, perdonali. Le seconde ai peccatori: oggi sarai con me nel paradiso. Le terze ai santi: donna, ecco tuo figlio. Nemici, peccatori e santi, questo è l'ordine dell'amore divino e della sua sollecitudine. Gli spettatori aspettavano ansiosi la sua prima parola. I suoi carnefici aspettavano le sue grida, come avevano fatto tutti coloro che erano stati appesi alla croce prima di lui. Tutti, insomma, si aspettavano di sentirlo gridare, ma nessuno, ad eccezione dei tre ai piedi della croce, pensava di ascoltare quel grido. Come quegli alberi profumati che lasciano il loro profumo sulla scure che li abbatte, così il grande cuore appeso all'albero dell'amore esalò dal più profondo di se stesso non un grido, ma una preghiera. La suave, dolce, umile preghiera del perdono: Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. Perdonare chi? Perdonare, ma quali nemici? Il soldato nel palazzo di Caifa che lo schiaffeggiò? Pilato, l'uomo politico che preferì condannare Dio per poter rimanere amico di Cesare? Erode, che avvolse la sapienza con il manto della stoltezza? I soldati che innalzarono il re dei re su di un albero fra cielo e terra, perdonarli? Perdonarli, e perché? Perché sanno quello che fanno? No, perché non sanno quello che fanno. Se avessero saputo quello che stavano facendo e tuttavia avessero persistito nel farlo, se avessero saputo quello quale terribile crimine stavano commettendo, condannando la vita a morte, se avessero saputo quale perversione della giustizia era stata quella di aver scelto Barabba al posto di Cristo, se avessero saputo che crudeltà era quella di prendere quei piedi che avevano camminato sulle colline eterne per inchiodarli su un albero, se avessero saputo ciò che stavano facendo e tuttavia avessero persistito nel farlo, incuranti del fatto di sapere che quel sangue che stavano versando poteva redimerli, non sarebbero mai stati salvati. Perché? Perché se non fossero stati ignari di quanto terribile fosse quell'azione che stavano commettendo crocifiggendo Cristo, sarebbero stati dannati eternamente. È solo grazie alla loro inconsapevolezza della gravità di quel crimine che stavano commettendo che poterono rientrare nell'ambito di coloro che udirono quel grido dalla croce. Non è la coscienza che salva, ma l'ignoranza. Non vi è redenzione per gli angeli caduti, quei grandi spiriti capeggiati dal portatore della luce, Lucifero, dotato di un'intelligenza tale che la nostra, comparata alla sua, sembrerebbe quella di un bambino. Conoscevano così chiaramente le conseguenze di ogni loro decisione quanto noi sappiamo che 2 più 2 fa 4. Il prendere una decisione era per loro una cosa irrevocabile. Non vi era nessuna possibilità di tornare indietro. Per questo, per gli angeli, non vi può essere redenzione. Gli angeli, appunto, decaduti. Poiché sapevano ciò che facevano, furono esclusi dal numero di coloro che ascoltarono il grido di perdono che veniva dalla croce. Non è la coscienza che salva, ma l'ignoranza.
La seconda parola, oggi sarai con me in paradiso. Secondo una leggenda, durante la fuga in Egitto per sfuggire all'ira di Erode, Giuseppe e Maria con il fanciullo divino si fermarono in una sperduta locanda. La Vergine Madre chiese alla padrona della locanda dell'acqua per lavare il bambino. La donna allora le chiese di poter bagnare il proprio figlioletto, che era lebbroso, con l'acqua in cui aveva lavato Gesù. Appena il piccolo lebbroso toccò l'acqua che era stata battezzata dalla presenza divina, fu guarito. Il piccolo crebbe, ma divenne un ladro. Il suo nome era Dimas e fu crocifisso al lato del Signore. Non sappiamo se durante l'agonia sulla croce Dimas ricordò questa storia della sua infanzia, raccontatagli probabilmente da sua madre, e se questo lo portò a guardare Gesù con favore. Forse il suo primo incontro con il Signore risaliva a quel giorno in cui il suo cuore si era riempito di pentimento nell'ascoltare la storia di un certo uomo che venendo da Gerico era stato assalito dai malfattori. Oppure possiamo supporre che si rese conto di stare patendo al lato del Redentore quando, voltando il capo, lesse l'iscrizione che portava quel nome, Gesù. E la sua provenienza, Nazareth, e il suo crimine, re dei Giudei. Comunque siano andate le cose, ora sull'altare del suo cuore si era accumulato sufficiente combustibile, tanto da trasformarsi in una fiaccola ardente di fede, non appena una scintilla cadde su di esso dalla croce di Gesù. Dimas vede una croce, ma l'adora come un trono, vede un uomo condannato a morte, ma lo invoca come un re, Signore. Ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Il Signore era stato finalmente riconosciuto per ciò che era. Fra il clamore della folla delirante, il tetro sibilo del peccato universale, in quella terribile folle rivolta dell'uomo contro Dio, nessuna voce si era elevata in riconoscimento e lode, ad eccezione di quella di un condannato a morte. Era un grido di fede in colui che era stato abbandonato da tutti. Ed era solo la testimonianza di un ladro. Nel momento in cui fu data la testimonianza del ladro, il Signore stava vincendo la più grande battaglia che possa essere vinta e stava emanando da se stesso un'energia molto più grande di quella prodotta da una potente cascata d'acqua. Stava infatti perdendo la sua vita e salvando un'anima. In questo giorno, in cui nemmeno Erode con tutta la sua corte era riuscito a far parlare, né le potenti di Gerusalemme erano riuscite a farlo scendere dalla croce, né le ingiuste accuse in tribunale erano riuscite a fargli rompere il silenzio, in cui nemmeno la folla che lo scherniva dicendo «Hai salvato gli altri, ora salva te stesso». Nessuno era stato capace di ottenere una risposta da quelle labbra di fuoco. Ora egli rompe il silenzio, volgendosi a quella vita trepidante a suo fianco e salva un ladro. Oggi sarai con me in paradiso. Nessuno prima di lui aveva ricevuto una tale promessa, nemmeno Mosè o Giovanni o la Maddalena, nemmeno Maria. Era l'ultima preghiera di un ladro e forse anche la prima. Bussò una sola volta, cercò e chiese. Ma quell'unica volta mise tutto in gioco per questo, e quell'unica volta ottenne tutto. La terza parola, donna, ecco tuo figlio. Un angelo luminoso lasciò il grande trono della luce e discese sulle pianure di Esdrelon e, ignorate le figlie dei grandi regni e imperi, discese lì dove si trovava un'umile vergine in preghiera e le disse: «Salve, piena di grazia». Queste non erano soltanto parole che venivano annunciate, ma era il Verbo stesso che si faceva carne. Questa era la prima annunciazione. 9 mesi dopo, un angelo luminoso discese nuovamente dal grande trono della luce su dei pastori che si trovavano tra le colline della Giudea e insegnò loro la gioia del Gloria in excelsis, invitandoli ad andare ad adorare colui che il mondo intero non può contenere, un bimbo avvolto in fasce che giace
in una mangiatoia. Poi venne Nazareth alla bottega del falegname, da Nazareth al Calvario, dai chiodi della bottega di un falegname a quelli della malvagità umana. Ecco tuo figlio, era la seconda natività. Maria aveva dato alla luce il suo primogenito senza dolori di parto nella grotta di Betlemme. Adesso dà alla luce il suo secondogenito, Giovanni, tra i dolori del Calvario. Solo adesso Maria sperimenta i dolori del parto, non solo nel dare alla luce il suo secondogenito Giovanni, ma anche nel dare alla luce tutti coloro che, nelle ere cristiane, sarebbero nati da lei come figli di Maria. Ora possiamo capire perché Gesù fu chiamato suo primogenito. Non perché Maria avrebbe avuto altri figli secondo la carne e il sangue, ma perché avrebbe partorito altri figli attraverso le doglie del suo cuore. La condanna divina inflitta a Eva è ora rinnovata in Maria, la nuova Eva, poiché essa partorisce i suoi figli con dolore. Maria quindi non è solo la madre di Gesù Cristo, ma è anche madre nostra. Questo non le è dato semplicemente come titolo di cortesia. Non si tratta nemmeno di una finzione giuridica o di un linguaggio figurato. Siamo veramente figli suoi e lo siamo a pieno diritto, poiché essa ci ha partoriti nel dolore ai piedi della croce, all'ombra dell'albero del bene e del male. Eva aveva perso il titolo di madre dei viventi a causa della sua debolezza e della sua disobbedienza. Ora invece, ai piedi dell'albero della croce, Maria, grazie al suo coraggioso sacrificio e alla sua fedele obbedienza, ha riacquistato il titolo di madre dei viventi. Che destino meraviglioso, avere come madre la madre di Dio e come fratello Gesù. La quarta parola, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Le prime tre parole pronunciate dal pulpito della croce erano dirette alle tre categorie predilette da Dio: nemici, peccatori e santi. Le prossime due parole lasciano invece intravedere il dolore dell'uomo Dio sulla croce. La quarta parola simboleggia la sofferenza di coloro che si sentono abbandonati da Dio. La quinta parola simboleggia le sofferenze di Dio abbandonato dall'uomo. Quando il Signore pronunciò la quarta parola dalla croce, si fece buio su tutta la terra. Si pensa comunemente che la natura rimanga indifferente al dolore dell'uomo. Una nazione può morire di fame, eppure il sole e le stelle continuano a volteggiare sui campi inariditi. L'uomo può levarsi contro suo fratello in una guerra fratricida e trasformare campi di fiori in campi di sangue, ma un uccello scampato al fuoco e al furore della battaglia canta la sua dolce melodia di pace. I nostri cuori possono spezzarsi dal dolore per la morte di un carissimo amico. Tuttavia l'arcobaleno appare festoso nel cielo, anche se i suoi sgargianti colori contrastano con la cupa agonia sulla quale egli risplende. Ora però il sole si rifiuta di brillare sulla tragedia della crocifissione. Forse per la prima e l'ultima volta la luce che governa il giorno si spegne come una candela, sebbene secondo le previsioni umane avrebbe dovuto continuare a brillare. La ragione di tutto questo sta nel fatto che davanti a quell'atto supremo dell'iniquità dell'uomo, cioè l'uccisione del creatore della natura, la stessa natura non poteva rimanere indifferente. Se l'animo del Signore si trovava nell'oscurità, allora anche il sole che egli aveva creato doveva esserlo. In realtà tutto era nell'oscurità. Egli si era privato di sua madre e del suo discepolo amato, donandoli l'uno all'altra, e ora anche suo padre nei cieli lo aveva abbandonato. Eli, lama sabachthani. Dio mio, perché mi hai abbandonato? È il pianto. In quel misterioso linguaggio degli ebrei che esprime il terribile mistero di un Dio abbandonato da Dio stesso, il figlio chiama suo padre Dio, che
Che contrasto con quella preghiera che egli un giorno aveva insegnato, Padre nostro, che sei nei cieli. Stranamente e misteriosamente la sua natura umana sembra separarsi dal Padre Celeste, eppure non è così. Come potrebbe altrimenti invocarlo dicendo Dio mio, Dio mio? Come la luce e il calore del sole sembrano scomparire quando si frappongono le nuvole, sebbene il sole rimanga nel cielo al di là delle nuvole, così è ora per Gesù. Il volto del Padre Celeste sembra scomparire in quel terribile momento in cui egli prende su di sé i peccati del mondo. Gesù assume questa sofferenza per ognuno di noi, affinché possiamo capire che cosa terribile sia per la natura umana essere privati di Dio, della sua consolazione e salvezza divine. Era l'atto supremo di espiazione per tre classi di persone: coloro che abbandonano Dio, coloro che dubitano della presenza di Dio e coloro che sono indifferenti nei confronti di Dio. Infine, era l'espiazione per tutta l'indifferenza di un mondo che vive come se non ci fossero mai state una mangiatoia a Betlemme e una croce sul Calvario, per tutti coloro che giocavano ignaramente a dadi mentre si stava consumando il dramma della redenzione, per tutti coloro che si sentono degli dèi al di sopra di ogni dovere, di ogni religione, di ogni rito, credendosi privi di ogni legame. Penso che dopo questi 2000 anni l'indifferenza del mondo moderno sia più dolorosa delle pene del Calvario. Non bisogna credere che la corona di spine e il metallo dei chiodi fossero più terribili per il corpo del nostro Salvatore dell'indifferenza di oggigiorno, che non si cura né di offendere, ma neppure di lodare il suo cuore. La quinta parola. Ho sete. Fra le cinque parole già meditate, questa è la più breve. A differenza della nostra lingua che riporta due parole, in quella originale è una sola. Nel momento in cui il nostro Salvatore ricapitola il suo sermone, non maledice chi lo sta crocifiggendo, non rimprovera i timidi discepoli ai margini della folla, non disprezza i soldati romani, non incoraggia Maria Maddalena, non pronuncia parole d'amore al suo discepolo amato, né parole d'addio alla sua amatissima madre. In questo momento non si rivolge nemmeno a Dio. Una sola parola affiora dagli abissi del suo cuore e attraversa le sue labbra riarse. Ho sete. Lui, Dio fatto uomo, che aveva lanciato le stelle nelle orbite dell'universo e le sfere celesti nello spazio, che appese la terra come un ciondolo al suo polso, dalle cui dita rotolano i pianeti e i mondi, che disse: Mio il mare e i fiumi che scorrono tra le migliaia di valli e le sorgenti che sgorgano tra le innumerevoli colline, proprio lui ora chiede all'uomo dell'acqua. Ma non chiede acqua terrena, bensì amore. Come se dicesse: Ho sete d'amore, ho sete d'anime. L'ultima parola rivelata rivelava la sofferenza dell'uomo senza Dio. Questa parola rivela la sofferenza di Dio senza l'uomo. Il creatore non può vivere senza la creatura, il pastore senza il gregge, la sete d'amore di Cristo senza l'acqua spirituale dei cristiani. Ma cosa ha fatto Gesù per sentirsi tanto in diritto di chiedere il mio amore? Quanto mi ha amato Dio? Se volessi sapere quanto Dio mi abbia amato, allora fate che io lasci risuonare la parola amore dalle profondità del suo significato, significato così spesso frainteso. Amore vuol dire prima di tutto dare, e Dio ha dato il suo potere al nulla, la sua luce all'oscurità, il suo ordine al caos è la creazione.
Amore significa rivelare se stessi a chi si ama, e Dio attraverso le scritture ci ha rivelato la sua natura e le grandi speranze che gli nutre per l'umanità caduta. È la rivelazione. Amore significa soffrire per chi si ama. Per questo si parla di frecce e di dardi d'amore, cioè di qualcosa che ferisce. E ora Dio sta soffrendo per noi sull'albero della croce, poiché nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. Amore significa anche diventare uno con chi si ama, non solo nell'unità della carne, ma soprattutto nell'unità dello spirito, e Dio ci ha amato tanto da istituire l'Eucaristia, affinché noi possiamo rimanere in Lui e Lui in noi, nell'ineffabile unione del pane di vita. Amore vuol dire desiderare di rimanere con chi si ama, e Dio ci ha tanto amato, tanto da permetterci una dimora con il Padre, dove regnano una pace, una gioia che il mondo non può dare e il tempo non può portare via. È il paradiso. E allora, perché non rispondiamo? Perché lasciamo che il cuore divino muoia di sete per l'amore umano? Qualcuno potrebbe lamentarsi dicendo: ecco, tutte le cose fuggono da te, poiché sei tu che ti nascondi da me. Strane, pietose, futili cose, perché ogni piccola cosa può allontanare il tuo amore da me. Non vedendo nessuno, non voglio affaticarmi per nulla. E gli disse: l'amore ha bisogno di essere meritato. Come l'hai meritato tu, che fra tutti gli uomini miseri, grumi di argilla, sei il più meschino? Ahimè, non lo sai quanto sei poco degno di qualunque amore. Chi troverai da amare, ignobile come sei? Me, soltanto me. La sesta parola: tutto è compiuto. Da tutta l'eternità Dio volle fare l'uomo immagine e somiglianza del suo figlio diletto, dopo aver dipinto i cieli di azzurro e la terra di verde. Dio creò un giardino stupendo, come solo lui poteva fare. Lì vi pose l'uomo, fatto immagine del suo figlio. Però, in un modo strano e misterioso, la ribellione di Lucifero riecheggiò sulla terra e l'immagine di Dio nell'uomo si sbiadì e si rovinò. Il Padre Celeste, nella sua infinita misericordia, volle ripristinare nell'uomo la sua antica gloria. Per far sì che il ritratto potesse nuovamente essere fedele all'originale, Dio volle mandare sulla terra suo figlio, secondo la cui immagine egli aveva fatto l'uomo. In questo modo la terra avrebbe potuto vedere di nuovo come Dio aveva voluto che l'uomo fosse. Nella realizzazione di quest'opera, l'onnipotenza divina poté far uso, come solo Dio poteva fare, di quegli elementi che erano serviti nella sconfitta, trasformandoli in strumenti di salvezza. Nell'economia divina della redenzione, gli stessi tre strumenti che avevano cooperato alla nostra caduta furono usati per la nostra redenzione. Al posto dell'uomo obbediente, Adamo. Egli pose l'uomo obbediente Gesù. Al posto della donna orgogliosa Eva, egli pose un'umile vergine, Maria. Al posto dell'albero nel mezzo del giardino, egli pose l'albero della croce. La redenzione era ora completa. Il lavoro che il Padre gli aveva dato era stato compiuto. Così siamo stati comprati e pagati a caro prezzo. Siamo stati riscattati grazie a una battaglia in cui non furono usate le cinque pietre che servirono a Davide per uccidere Golia, ma le cinque piaghe, le orribili ferite inflitte sulle mani, sui piedi e nel costato di Gesù. Una battaglia in cui non fu usata un'armatura luccicante sotto i raggi del sole di mezzogiorno, ma la carne appesa come uno stendardo rosseggiante sotto un cielo
tenebroso, una battaglia, il cui grido non era «schiaccia e uccidi, ma padre perdonali!» Una battaglia in cui non furono usate delle punte d'acciaio, ma gocce di sangue. Una battaglia in cui il perdente fu colui che uccise il nemico e ci diede la salvezza. Ora questa battaglia era terminata. Durante le ultime 3 ore, Gesù si era occupato delle cose del Padre. L'artista aveva dato l'ultimo tocco al suo capolavoro e con la gioia dei forti gridò il canto del suo trionfo. Tutto è compiuto. Il suo lavoro era giunto a compimento. Ma il nostro? Solo Dio può permettersi di usare quella parola, noi no. Il lavoro di acquisire la vita divina per l'umanità è terminato, ma la distribuzione dei suoi meriti continua. Egli ha compiuto l'opera di riempire i serbatoi della vita sacramentale con le fonti del Calvario, ma l'opera di lasciare che essa inondi le nostre anime non è ancora terminata. Egli ha costruito le fondamenta, noi dobbiamo edificarci sopra. Egli ha terminato l'arca, ha aperto il suo lato con la lancia, si è vestito con il manto del suo preziosissimo sangue, ma ora noi dobbiamo entrare. Il Signore è la porta e alla porta e bussa, ma la maniglia è solo dal nostro lato e solo noi possiamo aprirla. Gesù ha operato la consacrazione, ma spetta a noi fare la comunione. Solo da noi dipende il compimento dell'opera che ci è stata affidata, dalla nostra capacità di adeguarci alla sua vita, diventando altri Cristi. Infatti, il suo Venerdì Santo e la sua passione non potranno giovarci se non prendiamo questa croce e lo seguiamo. Il peccato è l'impedimento più grande al compimento di quest'opera. Finché regnerà il peccato nel mondo, Cristo continuerà ad essere crocifisso nei nostri cuori. La settima parola. Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Quando Adamo fu cacciato dal paradiso terrestre, dopo essergli stato imposto il castigo del lavoro, vagava in cerca del cibo che doveva guadagnarsi con il sudore della fronte. Durante la sua ricerca inciampò sul corpo senza vita di suo figlio Abele. Allora lo sollevò, se lo mise sulle spalle e lo depose sulle ginocchia di Eva. Per quanto Adamo ed Eva parlassero del figlio Abele, questi non rispondeva. Non era mai stato così silenzioso in tutta la sua vita. Alzarono allora la sua mano, ma questa ricadde inerte sul grembo della madre. Non aveva mai fatto così il ragazzo. Lo guardarono negli occhi, erano freddi, vitri e misteriosamente elusivi. I genitori non l'avevano mai visto così passivamente insensibile. Allora si chiesero cosa fosse successo, ma non sapevano darsi alcuna risposta. Non l'avevano vista la morte. Allora ricordarono le parole: dall'albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare, perché quando tu ne mangiassi certamente moriresti. Genesi capitolo 2, 17. Quella di Abele fu la prima morte nel mondo. I secoli trascorsi nell'irrefrenabile ruota del tempo e il nuovo Abele, Cristo, viene ora condannato a morte dai suoi fratelli della razza di Caino, accecati dalla gelosia. La vita emersa dalle profondità infinite ora si prepara a ritornare a casa. La sua sesta parola era stata retrospettiva. Tutto è compiuto, ho finito l'opera che il Padre mi aveva dato. In cambio, la sua settima e ultima parola è rivolta verso il futuro. Nelle tue mani consegno il mio spirito. La sesta parola era per il mondo, la settima è per il Padre. La sesta parola era un addio al mondo, la settima segna il suo ingresso in paradiso.
come quei grandi pianeti che giungono al termine della loro orbita, dopo molto tempo iniziano nuovamente il loro percorso, sembrano voler salutare colui che ha loro tracciato il cammino. Così Gesù, che era venuto dal cielo, ha ora terminato il suo lavoro, ha cioè completato il suo percorso e ritornando al Padre, che aveva tracciato il cammino della grande opera redentrice, lo saluta dicendo: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Il figlio il prodigo ritorna alla casa del padre. Non è infatti Gesù come il figlio il prodigo? 33 anni prima aveva lasciato la casa del padre suo celeste per andare in un lontano paese che è il nostro mondo. Allora iniziò a spendere le sue risorse spirituali e lasciare che altri ne usufruissero, disperdendo con infinita prodigalità le ricchezze divine della sua potenza e sapienza, distribuendo con liberalità divina il dono del perdono e della misericordia. In quest'ultima sua ora tutte le sue sostanze vengono dissipate tra i peccatori, donando per la redenzione del mondo fino all'ultima goccia del suo sangue. Non c'è nulla di cui egli possa nutrirsi ora, ad eccezione del guscio della derisione e dell'aceto, dell'aspra ingratitudine degli uomini. Ora però si prepara a ritornare alla casa del padre e quando è ancora a una certa distanza può già vedere il suo volto. Allora prorompe con la sua ultima e perfetta preghiera dal pulpito della croce: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. E intanto Maria è lì ai piedi della croce. Fra poco il nuovo Abele ucciso dai suoi fratelli sarà calato giù dal patibolo della salvezza e adagiato sulle ginocchia della nuova Eva. Sarà la morte della morte. Quando il tragico momento arriverà, a Maria, che ora piange, sembrerà di essere ritornata a Betlemme, il capo incoronato di spine che non sapeva dove coricarsi, ad eccezione del cuscino della croce, sembrerà nella visione offuscata di Maria quella testolina che una volta accostava al suo seno quando stavano a Betlemme, quegli occhi al cui affievolirsi addirittura il sole e la luna si erano oscurati, saranno per lei quegli occhietti che la guardavano tra la paglia di una mangiatoia. I piedi inerti, forati dai chiodi, saranno per lei ancora una volta quelli del bambino, ai quali furono deposti oro, incenso e mirra. Le labbra ora riarse e arrossate dal sangue, torneranno a essere per lei quelle labbrucce rubiconde che tempo addietro in quella lontana Betlemme si erano nutrite dell'Eucaristia del suo corpo. Le mani, che ora non potevano più portare nulla ad eccezione di una piaga, le sembreranno di nuovo le piccole mani del fanciullo che a Betlemme non arrivavano a toccare il muso delle vacche. L'abbraccio ai piedi della croce sembra l'abbraccio al lato della mangiatoia. In quella triste ora della morte, che spesso ci fa pensare alla nascita, sembrerà a Maria di ritornare di nuovo a Betlemme. Possiamo concludere con la preghiera di Monsignor Fulton Sheen. No, Maria, Betlemme non è tornata. Questa non è la mangiatoia, ma la croce. Qui non vi è una nascita, ma una morte. Questo non è un giorno in cui si gioisce allegramente insieme a pastori e re, ma è l'ora di una morte in compagnia di ladri. No, non è Betlemme, è il Calvario. Betlemme è Gesù come tu, madre sua senza peccato, hai saputo darlo al mondo. Il Calvario è Gesù, come il mondo peccatore ha saputo ridartelo indietro. Qualcosa è intervenuto tra il tuo darlo presso una mangiatoia e il tuo riaverlo presso una croce. Questo qualcosa sono i miei peccati. Maria, questa non è la tua ora, ma la mia ora di malvagità e di peccato. Se io non avessi peccato, la morte non aleggerebbe ora con le sue oscure ali sopra il suo corpo insanguinato.
Se non fossi stato pieno di orgoglio, la corona di spine non sarebbe stata mai intrecciata perché lui espiasse al mio posto. Se fossi stato meno ribelle nel percorrere la larga via che porta alla distruzione, i suoi piedi non sarebbero mai stati trafitti con i chiodi. Se fossi stato più docile alla sua voce di pastore che mi chiamava per non farmi cadere tra le spine e i cardi, le sue labbra non sarebbero state così riarse. Se fossi stato più fedele, le sue guance non sarebbero state infamate dal bacio di Giuda. Maria, Maria, io mi trovo tra la sua nascita e la sua morte redentrice. Ti avverto, Maria, non pensare che quando le tue braccia lo abbracceranno, egli sarà bianco come quando venne dal padre, sarà rosso perché viene da me. Fra pochi secondi tuo figlio avrà consegnato la sua anima al padre e il suo corpo nelle tue mani. Le ultime poche gocce di sangue stanno cadendo dal grande calice della redenzione, macchiando il legno della croce e arrossando le pietre che si spaccheranno inorridite. Eppure, una sola goccia di questo sangue sarebbe sufficiente per redimere 10.000 mondi. Maria, madre mia, madre mia, intercedi presso il tuo Figlio divino per il perdono dei peccati che hanno cambiato la tua Betlemme in un Calvario. Chiedigli, oh madre, in questi ultimi attimi rimasti, di concederci la grazia di non crocifiggerlo più e di non trafiggere più il tuo cuore con le sette spade. Maria, implora a tuo Figlio morente che finché io viva, o Maria, Gesù è morto, Maria, Maria, salvaci. Sotto la tua protezione ci rifugiamo, Santa Madre di Dio, non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, Vergine gloriosa e benedetta. Rimaniamo a meditare il crocefisso. Facciamo posto al crocifisso nelle nostre case. Santa Madre de voi fate che le piaghe del Signore e i vostri gran dolori siano impresse nel mio cuore. Laudetur Iesus Christus. Ave Maria.